sei su voci.fm. Salve amici di Voci FM, un abbraccio da Marco Picchio. Dunque, l'ospite dell'intervista di oggi non è uno speaker innanzitutto, non è un doppiatore e non presta la sua voce per la pubblicità. Quindi qualcuno si domanderà, ma chi è? Che fa? Bene, scopriamolo insieme, perché saluto Alfredo Porcaro di Consulenza Radiofonica. Ciao Alfredo, buongiorno e benvenuto su Voci FM. Ciao, ciao a tutti. Tu sei la prova vivente, Alfredo, che quando si lavora nel magico mondo della radio si può arrivare praticamente ovunque. Quindi tu nasci, da quello che io ricordo, come fonico in realtà, e oggi ti occupi di consulenze alle radio. Quindi partiamo dall'inizio. Io mi ricordo di te a Radio Kiss Kiss, è possibile questa cosa? Certo, sì, ma già Radio Kiss Kiss è un passo molto recente, diciamo, perché è un passo degli anni 2000. Diciamo che ho cominciato circa 25 anni fa a occuparmi di radio per divertimento in una piccolissima radio locale della mia città, Benevento, e lì è partito tutto. Tu hai mai parlato al microfono? Sì, io ho parlato al microfono, ma non da professionista, solo per fare, concedimi il termine, il pirla, il cretino, per giocare. Cioè, ok. Molta gente mi ha sentito al microfono proprio di Kiss Kiss quando facevo la regia al programma di Marco Baldini, e avevo un paio di rubriche mie, ma perché con Marco si andava in onda praticamente tutti, eravamo uno staff di 7 persone, andavamo in onda tutti, oppure con anche qualche volta con Mauro Marino, a quale facevo la regia, idem, la stessa cosa, però non ho mai pensato di utilizzare la voce come strumento di lavoro. Come nasce un'idea vincente? Cioè tu un giorno hai deciso di, parlo, mi riferisco a consulenza radiofonica. Sì, ti ringrazio già che la definisci un'idea vincente. Beh, lo è. Non è un percorso facile, perché per una persona abituata a vivere di radio, lavorare solo in radio, come io in radio in realtà soprattutto a Kiss Kiss mi occupavo di fonia, ero il capofonico della sede di Roma e avevo anche un compito amministrativo e responsabile di sede. All'improvviso Kiss Kiss ha deciso di chiudere i suoi studi a Roma dall'oggi al domani, quindi mi sono trovato un attimino spiazzato, però sai, un po' come tutti gli italiani, quando siamo sotto pressione, quando siamo nelle peggiori situazioni, diamo il meglio di noi. Le maniche. È vero. Tu considera una cosa, due mondiali vinti dall'Italia, faccio un parallelismo calcistico che ci sta sempre bene con la radio. Sì. Due mondiali vinti dall'Italia nell'82 e nel 2006. Nel 2006 eravamo usciti dal calcio scommesse. Nell'82 eravamo la nazionale peggiore in assoluto. Quindi io mi sono tirato sulle maniche, ho pensato mesi e mesi a cosa fare della mia vita lavorativa e personale e ho deciso di tirare su consulenza radiofonica, vendere la mia piccola esperienza alle altre emittenti. La forza però, io lo dico sempre, sta in due persone, mia moglie e mio figlio, che sarebbe nato 15 giorni dopo l'idea di consulenza radiofonica. Allora, vogliamo anche i nomi, tua moglie si chiama? Mi ammazzerà per questa cosa, mia moglie Katia. E tuo figlio? Giovanni. Che è la benzina quotidiana della mia vita di tutti i giorni. E li salutiamo. Senti, nel dettaglio, adesso ci devi dire di cosa si occupa esattamente consulenza radiofonica. Nel dettaglio, 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 io consiglio di andare sul sito, c'è una sezione servizi alle radio, trovi un pochino di tutto. Ti faccio un sunto, le problematiche principali delle piccole medie radio italiane sono più o meno sempre tutte comuni, problematiche legate all'archivio musicale che casomai non è suddiviso in un modo corretto, la gestione dell'archivio musicale, le ideazioni, quindi tutto quello che riguarda la parte artistica. Nelle realtà che ti ho nominato poco fa, di solito il direttore artistico non fa solo il direttore artistico, fa lo speaker, fa il tecnico, fa un po' tanti ruoli. Sì, questi factotum che conosciamo bene, perché nelle realtà grandi non è così, ma in quelle, esatto, più piccole certamente è così. Allora, esternalizzare un servizio a costi eccessivamente ridotti, non avendo in realtà una forza lavoro lì sul posto, ti costa molto molto meno e vai ad alleggerire il lavoro che può essere dello station manager, che può essere del direttore artistico, dello stesso editore. Principalmente noi ci occupiamo di questo, quindi sono una sorta di direttore artistico per alcune realtà, soprattutto FM ancora in Italia. È interessante questa cosa, quindi possiamo dire anche che può creare una bella playlist per una radio, la playlist giusta, tanto per capirci, no, volendo? Sì, oltre alla playlist, il clock, incanalare una dietro l'altra una canzone è una cosa, ma riuscire ad incastrare canzone, argomento, altra canzone è ancora un po' più complicato. Tramite dei software, tramite uno studio dell'emittente e una ricercatezza anche con il confronto con i competitor
eccetera, noi cerchiamo di creare prodotti originali per ogni singola radio che si rivolge a noi. Senti, che caratteristiche deve avere una radio di successo secondo te, se vogliamo elencarne due o tre, dai? Non è facile rispondere a questa domanda, ma oggi innanzitutto una gestione perfetta di tutto quello che è il parametro social, ma non è semplice essere sui social e trasmettere in onda in FM o sul web. Bisogna cercare di non abbandonare l'utente soltanto sul social, cioè il social deve essere qualcosa di integrato alla diretta, che finalizza alla diretta, non soltanto un contorno. Cioè per la radio non è interessante avere 20.000 like su Facebook e basta, quei 20.000 like si devono trasformare in ascoltatori concreti che ora mi possono ascoltare via app, in FM, sul portale, non importa, basta che seguano la radio. Con questo discorso mi hai portato ad un'altra domanda, che è questa, poi chiudiamo anche perché il tempo sta stringendo. Si va sempre di più verso le radio multipiattaforma, no? Questo è secondo te il futuro della radio? Indubbiamente il futuro della radio. Considera che il 2018 sarà l'anno della vera esplosione della visual radio. Oramai la maggior parte delle radio stanno puntando, soprattutto quelle medie o piccole, le regionali, puntano ad atterrare sul digitale terrestre. Ma attenzione, noi siamo abituati ad ascoltare la radio sul digitale terrestre televisivo con gli schermi quelli neri, quindi senti solo l'audio. No, parliamo di visual radio, che non è la radiovisione, quindi non trasmette i video, un po' per fare un nome alla RTL, sì, okay? Sì. No, è un qualcosa di un po' diverso. Quindi tu vedrai gli speaker, poi quando va la canzone, poi devo fare un esempio con una radio di Palermo. Fai pure Palermo, tranquillamente, certo. Che non è mia cliente, ma ho visto soprattutto le dirette che fanno su Facebook. Quando va in onda il brano, non mettono il video di quel brano, ma delle riprese della regione Sicilia. Okay. È un'idea fantastica, bellissima. Quello è il concetto di visual radio. Quindi la radio poi sarà in diretta su Facebook, sarà sul digitale terrestre, ma la multipiattaforma è il futuro immediato. Il futuro da qui a 10 anni, diventa un po' difficile azzardare una previsione a 10 anni, dai. Un orientamento, magari. Un orientamento, dai, su internet ci sarà parecchio. A breve sbarcherà in Italia un operatore francese che porterà un vero sconvolgimento, perché faccio questo esempio, cioè questo operatore porterà qualcosa come piani tariffari con 30 giga, quindi l'ascolto tramite tablet, tramite il telefonino di una radio non consumerà più dati, perché cioè consumare un giga al giorno già oggi è impensabile, 30 giga sono al paragone di una tariffa all inclusive di giga. Sì, certo. Quindi capirai che cioè, ascoltare la tua radio preferita tramite smartphone connesso via Bluetooth o via cavetto alla tua autoradio in macchina sconvolgerà tutti gli equilibri. Ok, Alfredo, grazie per averci raccontato di te e di Consulenza Radiofonica. Ricordiamo un attimo i contatti, il sito, dai, chi volesse avere informazioni su questo tipo di attività che stai conducendo. Consulenzaradiofonica.com, trovate tutte le informazioni per la vostra radio, non solo, perché ci occupiamo ovviamente anche di produzioni audio al di fuori del mondo radiofonico, come quello dei podcast, eccetera. Per le informazioni, info@consulenzaradiofonica.com. Ok, grazie Alfredo, buon lavoro. A voi, grazie. Voci.fm, il sito delle voci.